Quale tipologia video migliore se non le top per testare la nuova fotocamera? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo un po' di disavventure ci siamo, ricominciamo, facciamo le cose bene. Allora, questa top è strettamente personale, ogni videogioco è puramente personale, in base ai miei gusti, bla bla bla, insomma la solita menata. Una piccola precisazione prima, ho scritto reboot nel senso che devi prendere il gioco e rifarlo dall'inizio, un po' come è successo con il nuovo Doom, proprio perché secondo il mio parere, vista anche la remaster di Crash, ed è un mio parere, fare un remake o un remaster di giochi così vecchi non potrà funzionare tanto bene. Io vorrei che questi giochi siano rifatti da zero, un po' come sta per succedere a uno dei titoli che doveva essere in classifica, ovvero Final Fantasy VII, che non posso mettere perché è già in lavorazione, chiaramente. Comunque, un lavoro di questo genere. Ma bando alle ciance, partiamo con la quinta posizione con... Eh sì ragazzi, è chiaro, dovrà, si presume che esca ormai però, perché Sony si era fatto sfuggire un'immagine di Spyro, però a me piacerebbe vedere un reboot di Spyro, proprio alla luce del fatto che io non mi ricordo niente dei vari Spyro e non li ho giocati nemmeno tutti, infatti giocai soltanto il primo e il secondo, perché poi mi intrippai in Crash Bandicoot e mi piacque di più. Vorrei tanto recuperare oggi i vari Spyro, i vecchi capolavori per PS1, però in una veste grafica e tecnica inerente al 2017. In quarta posizione ragazzi invece un titolo che non chiede nessuno, ma che io vorrei tanto, ovvero il reboot di The Witcher e The Witcher 2. The Witcher 3 è il mio gioco preferito in assoluto, per puro gusto personale e non per obiettività, per pareri tecnici. Per rivedere il primo e il secondo e poter giocare un reboot di questi titoli mi farebbe estremamente felice, proprio perché al giorno d'oggi sono invecchiati molto male. Il 2 è ancora giocabile volendo, anche se molte meccaniche funzionano male e poco. L'1 è praticamente ingiocabile, infatti quando li ho recuperati dopo il 3, perché appunto non mi ero mai avvicinato alla saga, non mi sono piaciuti tanto proprio per via delle meccaniche vecchie. Quindi un reboot in stile The Witcher 3 di The Witcher 1 e 2 per me sarebbe l'apoteosi, però dopo Cyberpunk 2077, che già è stato annunciato che ci metteranno gli eoni a farlo, e sono un po' più curioso di questo lavoro dopo il gran successo di The Witcher. The Witcher 3, quindi preferisco al momento Cyberpunk, però oi, CD Projekt, pensaci. In terza posizione ragazzi, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. E so già che dietro a questo schermo ci sono persone che mi urleranno addosso che Xenoverse è bello, che Xenoverse è meglio e che devi andare avanti. Allora, sì, come ho detto già in live, ho rotto abbastanza i coglioni. Io da un Dragon Ball voglio tutto. Quali personaggi mettiamo? Tutti! Non che non ne metti qualcuno, voglio tutto! Dalla A alla Z. Hai capito? Tutto, dall'A al GT, via! Dall'A al Super, tutti, li voglio tutti, tutti. Ed era quello che propose Budokai Tenkaichi 3 ai tempi, li aveva messi tutti, ok? Quindi, un reboot di Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, aggiornato ad ora, se vogliamo anche con DLC a pagamento, non me ne frega un cazzo, ma con tutti i personaggi. Poi, il sistema di combattimento io l'ho sempre preferito rispetto a questi nuovi Xenoverse, però vabbè, quello mi accontento. Ma voglio tutti i personaggi, voglio un reboot con tutti i personaggi. Siamo arrivati alla posizione d'argento, un titolo che in pochi si aspetteranno, e sto parlando di Dino Crisis.
Oh, raga, ma nessuno si ricorda di Rhino Crisis, non ne sento più parlare. Era un cazzo di capolavoro, era una figata assurda quel gioco. Un survival horror con i dinosauri, dove comandavamo Regina, un personaggio estremamente carismatico, un personaggio estremamente figo. Tutto con Dino Crisis 3 è sparito tutto nel nulla, perché appunto Dino Crisis 3 era una merda. Ergo, un reboot almeno del primo, almeno quel che era il migliore. Poi vogliamo fare anche il 2, non mi offendo. Però un reboot almeno del primo Dino Crisis, che era uno dei migliori giochi su PlayStation 1. E Dulcis in fundo, la prima posizione la saprete già in molti, perché l'ho detto e ribadito più volte durante le live. Ma per chi non seguesse le live, siete cattivi, cattive persone, in prima posizione troviamo Medieval. Ora, obiettivamente, Medieval è in assoluto uno dei miei giochi preferiti su PlayStation 1. Lo voglio rivedere con una veste grafica odierna e con meccaniche odierne, magari anche con una spruzzatina di Souls-like, eh? Che dite? Che visto che Sir Daniel Fortescue ha lo scudo, facciamo anche dei perri. Adesso non voglio pretendere troppo, guarda, ma andrebbe anche bene una roba tipo che schiacci un tasto solo per attaccare, ok? Però, se vogliamo andare nel dettaglio, che tanto sono cose che dubito che accadranno mai o comunque non accadranno adesso, nel caso, un bel Souls-like alla Medieval, secondo me, è tanta roba, però sono gusti personali. Vorrei un reboot esattamente come quel filmato che gira su internet, che è un fake, che è stato creato con Unreal Engine 4. Quando l'ho visto, cioè, ho spruzzato, tipo, era Sir Daniel Fortescue con una veste grafica del 2017. Ed era una cazzo di figata. Di conseguenza, vorrei Medieval 1 e 2, perché anche il 2 non era una merda, il 2 era tanta roba, Medieval 1 e 2 in reboot. Bene ragazzi, la classifica si conclude qui. Fatemi sapere se siete d'accordo con me su certe posizioni o se avete altre idee e la vostra infanzia magari è stata diversa dalla mia e opterete per qualcos'altro, sono molto curioso. Io intanto vi saluto, spero che vi sia piaciuto, spero che questa nuova qualità vi piaccia di più e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!